Sara cinesca dei negozi abbassate, imprese chiuse. Tutto o quasi tutto si è fermato per colpa del coronavirus. Ci siamo chiesti come vive il commercio ragusano questo fermo delle attività commerciali. E ancora, qual è la ricetta per uscire da questo difficile momento? Queste nostre domande le abbiamo rivolte al presidente provinciale della Confcommercio di Ragusa, Gianluca Manenti, che ha risposto al microfono del nostro Piero Giunta. Ascoltiamo Gianluca Manenti. Tutto si è fermato per il coronavirus. Come vive il commercio ragusano, la chiusura dei negozi in questo periodo? E questa è la domanda che ci siamo posti e che abbiamo girato al presidente provinciale della Confcommercio di Ragusa, Gianluca Manenti. Gianluca, in questo momento cosa ti senti di dire? Gli effetti economici, sociali e politici della pandemia saranno duraturi e forse irreversibili. Sappiamo che ci aspetta un lungo periodo di recessione e anche di cambiamenti. Ci troviamo in piena emergenza e contiamo di uscirne al più presto. Esprimiamo la nostra capacità di risollevarci da una epidemia così devastante. Diciamo che ce la faremo, che è molto più concreto di una vaga speranza perché poggia sui sacrifici concreti di ciascuno di noi. Il coronavirus non fa perdere la voglia di ricostruire, di risollevarsi e di riprendere, anzi diciamo che la aumenta. Non aspettiamo altro che il momento in cui la pandemia sarà risolta, il virus debellato e si potrà riprendere poi a lavorare, a produrre, ad uscire di casa, a rialzare le serrande dei negozi, a viaggiare, a incontrare persone. Certamente non sarà più la stessa vita di prima. Alla riapertura ci aspettiamo molti cambiamenti. Penso che il domani potrebbe essere peggio di oggi, nel senso che avremo conseguenze durature e forse permanenti del passaggio di questa pandemia. Questo virus incide soprattutto sui comportamenti e sul modo di pensare. Sta lasciando il segno su tutta la società, non solo sulla salute, e certamente molto probabilmente che non lascerà nulla come prima. La politica, la sanità e l'economia sappiamo che stanno subendo in tutto il mondo un cambiamento profondo che non si ferma a quelle che sono le abitudini temporanee di un periodo di contenimento come quello che stiamo vivendo. Potrà durare mesi oppure al massimo potrà estendere i suoi effetti per molti anni. È presto per poter dire se si tratterà di una rivoluzione, ma alcuni segnali già si vedono, si intravedono. L'economia sarà molto meno solida di prima e questo già lo stiamo notando. Già adesso sta entrando in recessione e tutti gli esperti prevedono che sarà lunga perché colpisce quasi tutti i settori e tutto il mondo. La prostrazione renderà molto difficile il rilancio, non solo in Italia. Chi ne pagherà le conseguenze? Con il blocco pressoché totale della produzione, degli scambi, le casse pubbliche e private saranno presto vuote. Da un mese quasi nessuno sta guadagnando, neanche lo Stato, che non può incassare i tributi quanto il gettito non viene così alimentato dal reddito dei contribuenti. I lavoratori alla ripresa troveranno le loro aziende fortemente indebolite. Ci saranno produzioni fermi, magazzini pieni di merce in venduta. Gli agricoltori, gli allevatori già lo sanno e stanno vivendo la tristezza di vedere i loro eccellenti prodotti alimentari rifiutati. Diversi mercati faranno una fatica enorme a risollevarsi. Se ci riusciranno, turismo e trasporto, ad esempio, porteranno i segni permanenti di questa esperienza.
piazze e navi da crociera, pullman, camion, ristoranti, fabbriche non saranno pieni come prima. L'Europa non aiuterà l'Italia perché i tempi di crisi profonda ognuno pensa per sé. E abbiamo visto le dichiarazioni di questi giorni. Siamo paesi in difficoltà. Speriamo che l'Europa veramente faccia quello che in questi giorni ha detto, quello di introdurre moneta all'interno dei paesi, quindi non e sacrificare quel patto di stabilità tra gli stati. Certamente diciamo che noi cittadini, che siamo in tanti, nonostante tutto, ancora siamo fiduciosi di potercela fare. La nostra provincia si trova più a sud di Tunisi ed è penalizzata in tanti fattori. Nei trasporti penso alle strade disastrate, alle ferrovie del secolo scorso, alle autostrade incomplete. Insomma, penalizzano e di molto chi vuole fare impresa qui da noi. Le nostre aziende hanno preso impegni e che devono rispettare, commesse che devono consegnare. Ecco Gianluca, ci sono proposte da parte della Confcommercio per alleviare questo disagio? Ho sempre pensato che i momenti di crisi fossero opportunità per chi fa impresa. Non avevo fatto i conti con le ripercussioni derivate da un maledetto coronavirus Covid-19 che oltre ad uccidere sta decretando la morte economica di tanti piccoli imprenditori che hanno riposto nel lavoro autonomo le loro speranze di vita. Oggi per salvare il salvabile bisogna congelare tutto, non soltanto le uscite con la giusta e sacrosanta stretta sulla mobilità individuale, ma occorre immediatamente chiudere la borsa, le banche, fermare totalmente la nostra economia per non costringere il sistema imprenditoriale italiano a chiudere per sempre. Tanti imprenditori negli ultimi anni non hanno retto alla concorrenza, al fisco, al mercato. Non congelare l'intero sistema bancario e finanziario vorrà dire protesti, vorrà dire fallimenti, chiusure definitive e i più deboli potranno anche fare dei gesti estremi. Siamo in guerra, dove i piccoli imprenditori sono soldati pronti ad affrontare tutto per andare avanti, costretti a combattere in un campo di battaglia senza armi adeguate. Non fraintendete e non cullatevi, continuando così arriverà il momento in cui ci sarà la rivolta sociale e quella non la potrà fermare nessuno, neanche il virus. L'ultima domanda è questa: per uscire da questa crisi economica che è ancora aumentata con il coronavirus, qual è la ricetta che propone la Confcommercio? Riceviamo numerose richieste relative alla difficoltà di poter coprire i titoli emessi, ci sono fornitori che si chiudono nelle loro aziende, non rispondono o nel migliore dei casi affermano che non possono fare nulla. L'imprenditore deve essere cosciente che a breve i titoli presentati in banca non potranno essere pagati per mancanza di liquidità. Qualcosa comporterà la chiusura definitiva di molte aziende. Mi ritengo preoccupato per la situazione economica che sta stringendo in una morsa le imprese della nostra provincia. Le piccole e medie imprese hanno avuto in questi anni la possibilità di lavorare emettendo titoli a scadenza, in quanto le forniture non riescono ad essere pagate al momento, anche per una farraginosità, diciamo, di accesso al credito del sistema bancario. Il grido di allarme che è stato lanciato dal governatore Musumeci su questo problema che abbiamo sollecitato soprattutto dagli imprenditori siciliani ha portato alla ribalta un fenomeno che non affrontato in modo deciso provocherebbe il collasso sistemico dell'economia. Anche a livello di Confcommercio Sicilia con il presidente Francesco Pecarella, il quale si è impegnato in prima persona per mettere in evidenza questa anomalia che rischia di determinare parecchi danni.
stato presentato un emendamento all'articolo 6 del decreto legge del 2 marzo del 2020, numero 9, che prevede la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito con proroga delle scadenze per la durata di 200 giorni. Questo fa ben pensare in una ripresa dell'economia al termine della pandemia, ma non si può far finta di nulla, perché senza la piccola impresa non ci saranno più città vivibili e visitabili, non ci saranno più borghi, centri storici abbandonati. Ulteriore trascuratezza su questi e sugli altri temi che riguardano le imprese del territorio e la loro sopravvivenza porterà in modo inevitabile alla disperazione di coloro che hanno riposto nella partita IVA la sopravvivenza di se stessi e soprattutto delle proprie famiglie. Ringrazio Gianluca Manenti, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.